Giovedì Santo a Lanciano è il giorno della processione degli incappucciati. Suggestiva, toccante, una processione che esce di notte e dal buio, con vicoli e strade illuminate solo dalle torce, attraversa il centro storico, passando dinanzi alle chiese principali. La processione esce dalla chiesa di Santa Chiara, dove ha sede l'arciconfraternita Morte ed Orazione San Filippo Neri, che porta avanti tutti i riti della Settimana Santa a Lanciano. La porta della chiesa si apre dopo due brani eseguiti dalla banda Gran Concerto Bandistico di Furci, diretta dal maestro Lentino Iezzi. I brani che poi accompagneranno la processione sono Il Christus di Masciangelo ed Elegia di Ravazzoni. I confratelli escono uno dopo l'altro, con il cappuccio abbassato, accendono le torce e si posizionano su due file. La figura centrale è quella del Cireneo, colui che porterà la pesante croce in legno per tutto il tragitto, una croce che non potrà mai toccare terra. Il Cireneo non ha nome, non ha volto, infatti la sua identità è nota solo al priore, che lo sceglie poco prima della processione. Il momento è toccante, suggestivo ed atteso, non solo dai lancianesi. Raffaele Sabella, priore dell'Arciconfraternita Morte ed Orazione San Filippo Neri, che organizza ogni anno tutti i riti della Settimana Santa, ma uno dei più significativi e toccanti è sicuramente la processione degli incappucciati. Assolutamente sì, è la processione del confratello, è una processione che la confraternita sente moltissimo, che ogni confratello assolutamente si ritrova in se stesso, sotto il proprio cappuccio, e quando esce in processione è un momento nel quale si ritrova dentro di sé, nel quale riflette, nel quale prega, nel quale ricorre, forse si ritrova in tutta la sua, ripercorre tutta la sua vita. È un momento veramente di grande riflessione interna, e quindi devo dirvi che prima di uscire, ma anche dopo, quando siamo rientrati, è veramente un momento dove vedi dei visi veramente, dove è molto toccante, questo ve lo posso assicurare. E prima della processione ci sono momenti significativi, insomma. Sicuramente prima, a porte chiuse, ci sono delle cerimonie interne che noi appunto svolgiamo in chiesa, dalla chiamata del Cireneo che viene preso e portato in mezzo agli altri confratelli che non sanno chi è, con il cormuntum che viene poi cantato a cappella da tutti i confratelli, alla grande concentrazione emotiva che c'è. Devo dire che dentro la chiesa si verificano, c'è un'aria così mistica, veramente unica. Il Cireneo che porta la pesante croce, cosa rappresenta? Il Cireneo è il penitente scalzo, è l'uomo che si accolla la croce, si accolla dentro, se vogliamo, noi, io per esempio come priore che scelgo il confratello che deve accollare, che diventa cireneo, che appunto svolge questa pratica, devo dire che è sempre molto emozionante dover andare a prendere, portare dentro la stanza del Cireneo, e quando il confratello sa e si rende conto che è lui, sono emozioni uniche da parte mia e sua, proprio perché sono delle emozioni che per tutta la vita si ricorderanno, proprio perché hai modo in quelle due ore di processione veramente di ripercorrere tutta la propria vita. E la processione attraversa in tutto il centro storico, e in qualche vicolo si sente solo il calpestare, no? del pavimento e le fiaccole. Ecco, questa è una caratteristica molto importante della nostra processione del Giovedì Santo, è molto silenziosa.
A rispetto di altre processioni che ho potuto anche partecipare, dove c'è il vociare delle persone, la processione del Giovedì Santo sarà perché incute timore, sarà perché non so cosa può essere, ma devo dire che c'è un silenzio quasi tombale e questo aiuta ancora di più a ritrovarsi in se stesso. Ricordiamo però anche la musica suggestiva che l'accompagna in alcuni momenti. Quella poi è assolutamente importantissima, è una prerogativa che senza la musica di Masciangiolo e Ravazzoni, due pezzi emblema delle due processioni della Settimana Santa nostra, sono musiche che non hanno eguali e che ci riempiono il cuore. La processione attraversa il centro storico, dicevamo, e passa dinanzi ad alcune chiese. Sì, il Giovedì Santo praticamente passa di fronte a 9 chiese della città di Lanciano e per certi versi ripercorre quello che è il rito dei sepolcri, no? E quindi il confratello, passando di fronte a queste 9 chiese, per certi versi ripercorre il sepolcro, insomma, ecco, quindi ci sono tanti, è una processione che dentro ha tanti significati. Sicuramente quando si è tutta la confraternita che partecipa ha un sapore ancora più forte, perché avere una fede comune, poter dimostrare, testimoniare, perché le nostre processioni non sono altro che testimonianza di fede. Noi abbiamo questo compito, testimoniare la nostra fede al popolo, e poi il popolo frentano ama queste nostre processioni. Il crepitio delle torce, le cui fiamme squarciano il buio, i pasti cadenzati dei confratelli, il silenzio e poi la musica struggente ed ancora un rumore che non si dimentica, quello della raganella, strumento in legno che veniva usato nelle funzioni religiose della Settimana Santa come richiamo per i fedeli alle funzioni, quando le campane non potevano suonare e nella processione scandisce i tempi. La sofferenza del Cireneo che cammina scalzo, con la croce, a ricordare Simone di Cirene, colui che aiutò Gesù a portare la croce fino al Golgota per la crocifissione. Francesco Fazzi, vicepriore della confraternita, soffermiamoci su questa figura del Cireneo. La figura del Cireneo oggi rimane l'unica figura umana in carne ed ossa nelle processioni sia del Giovedì che del Venerdì Santo a Lanciano. Un tempo durante la processione c'erano delle vere e proprie rappresentazioni teatrali con i vari personaggi, attori e figuranti che interpretavano il passio.
Nel tempo queste figure sono state sostituite dai talami della passione e l'unica figura reale in carne ed ossa che è rimasta è quella del Cireneo, Simone di Cirene. Noi in confraternita lo chiamiamo così, ma di fatto il Cireneo è un confratello penitente, un confratello che porta la croce per la confraternita, per la città di Lanciano, ma soprattutto per se stesso. Parliamo un po' dell'abito che indossate voi confratelli. L'abito richiama alle antiche origini della confraternita e mi piacerebbe soffermarmi su questa bavarola, questo bavaglino bianco che era utilizzato al tempo durante le fasi di peste che avevano afflitto la città di Lanciano, in cui proprio la confraternita trova la sua origine. Veniva usato il bavaglio per coprirsi il naso e la bocca, perché i confratelli svolgevano proprio il pio esercizio di dare degna sepoltura agli insepolti. Quindi è, diciamo, la mascherina. Un simbolo antico rimasto. Un simbolo antico rimasto e potrebbe essere quasi considerata la mascherina moderna, ecco, questa bavarola che portiamo. Ed il cappuccio? Il cappuccio nero simboleggia una delle finalità della confraternita, il fare del bene e l'essere tutti uguali. E come vivete voi questo momento della Settimana Santa? Come vivete questi riti? Sono i riti che noi aspettiamo tutto l'anno. È un cammino di fede e il suo punto più intenso lo trova proprio durante le processioni del giovedì e del venerdì santo. La processione degli incappucciati coinvolge emotivamente, i lancianesi la portano nel cuore, sono immagini che restano impresse nella mente e l'atmosfera induce alla riflessione, alla preghiera, al pentimento. La processione rientra in chiesa dopo la mezzanotte. Il Cireneo si ferma. I confratelli si posizionano dinanzi alla porta. Rientra la croce con il suo peso ed il suo profondo significato ed il rumore intenso di tutte le raganelle insieme accompagna gli ultimi passi del confratello che resterà sconosciuto, scelto per portare quella croce che appartiene a tutti noi.